Cari ragazzi, passo la linea al mio collega. Così a muzzo proprio. Va bene, bentornati su Quei Due sul Server 2 con Keep Talking and Nobody Explodes. Gioco che ci vede protagonisti e che ci fa salvare di volta in volta tanti innocenti. Sì, oggi salveremo una famiglia venezuelana dalla droga della Colombia. Giusto? Esatto, perché sono intrappolati in una cabina telefonica piena di una droga super tossica che se esplodesse potrebbe ucciderle. Voi direte, ma come fa a esplodere la droga? Beh, semplice, è Capodanno e papà Alejandro stava giusto appunto sparando dei petardi, però si è trovato chiuso in questa cabina, quindi dobbiamo anche muoverci perché altrimenti... Stiamo partendo! Questa bomba esplode il 60% delle volte, dice. Cioè, esplode praticamente di più della metà delle volte. Beh, se stiamo giocando noi arriviamo quasi a un 95%. Vai, vai, ci sono, vedo la busta. Oh no, io non mi ricordo, la madonna. Allora, partiamo coi fili, con le lucine sopra e sotto. Quindi i cavi complessi? Sì. Bravo, devo trovarli. Benvenuti su Quei Due sul Server, ragazzi. Volevamo portarvi delle cose... Ah, vuoi farmi iniziare da quello con la curva del cazzafà, degli insieme? Ti devi sbrigare, non chiacchierare. Ti ho detto quello con le stelline e i led. Ho capito, i diagrammi di Venn sal cazzo. Dai, che dai. Sei bravo. La prima è niente, la seconda è stellina giù. Che vuol dire la prima è niente? Non c'è il cavo? No, okay. Sta senza niente. Niente, niente. E non devo fare niente, fondamentalmente. La stellina giù e il led acceso e il cavo è rosso. Allora, il cavo è rosso. Sì, led acceso e stellina? Led acceso e stellina. Il rosso e bianco, striato. Ok, rosso e bianco. Vabbè, però il cavo è colorato di rosso, quindi è questo. Quindi... E così. Sì, è passato un minuto. Tranquillo, ci penso io. Ci penso no, ma io. Poi ci sono delle cose che tanto non faremo mai, quindi... Dici? B, 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 B. Che cazzo significa B? B... Taglia il cavo se la bomba ha due o più batterie. Ok, l'altro sempre rosso però senza stella con led acceso. Quindi solo rosso e stella. No, solo rosso e led, ok. Quindi... B, taglia il cavo se la bomba... Poi tutto blu, solo stella. Ok, quindi questi due... P, quindi... Non mi dire taglia P. Il cavo se la bomba ha una porta parallela. Parallelo, cazzo sono... Porta parallela, no, quella è DVI, ok, non lo do, no, okay, questo è un altro DVI, ok, basta, ok. No, bianco senza niente. Bianco senza niente. Sono passati due minuti per fare... Non c'è né stellina né LED? Niente. E non fare un cazzo. Stellina, LED e cavo blu e bianco. Vabbè, porco due, non era come così allora. Eh? C'è qualcosa che non cosa, hai sbagliato qualche cosa. Io ho sbagliato. Qui dicevi ma porta parallela. Sei sicuro che dica porta parallela? Una porta parallela. P. Porca di quella. Era il filo bianco, lo dovevamo tagliare. Perché? Perché così funzionava. Perché io sono andato tranquillo come al solito. Vabbè. Niente, sono riuscito a fare da solo una cosa. Io volevo esplodere. Visto, era facile. Vai. Poi sono esploso, perché tanto erano due minuti, con due errori, dove andare? Ma la famiglia venezuelana? È morta. Porca di quella puttana. Oh, più vabbè. Concentrato ti voglio. Sì, sì, ma sono concentrato al massimo. Ok, fili, stessi fili, diagrammi di Venn. Bianco, puttana. Bianco senza niente, te lo dico io. Bianco senza niente, vieni un po'. Devi fare niente. Non è vero. Qua pone soltanto il cavo è colorato di rosso, il cavo è colorato di blu. Vai, l'ho tagliato e è andato. Quindi è sbagliato. Se leggi qualcosa di sbagliato. Scavo totalmente bianco, stellina e led. Stellina e led, ok. Quindi stiamo... Vedi se uno deve inventare. B, quindi taglia il cavo se la bomba ha due o più batterie. Due o più batterie. Ok. Blu, stellina e led. Ok. Blu striato, quindi pure bianco. Sì. È così. Questa famiglia nuova venezuelana. Allora, P, cioè taglia il cavo se la bomba ha una porta parallela. Queste porte parallele. Non ce l'ha la porta parallela. Vai avanti. Avanti è tutto rosso. E questo per forza deve. Ok, posto, finito. Tasto hold giallo. Il primo il bottone. Tasto hold giallo. Aspetta che devo. Ok. Allora.
Hold già. Se il bottone blu, no. Se il bottone... Ah, sveglia di Dio. Se il bottone giallo, premi e tieni premuto il bottone e fai riferimento alla sezione di rilasciare il bottone. Giallo. Se il bottone giallo, giallo. Se il bottone giallo, giallo, vibra giallo, che devo fare? Che vuol dire vibra giallo? Porca di quella puttana, c'è la lucetta gialla. Vedi il colore giallo lampeggiante che significa? Pure la cazzo di luce, sbrigati! Quando tieni premuto il bottone, una striscia colorata, ok, è gialla, rilascia quando il timer ha un 5 in qualsiasi posizione. Fatto. Ok, adesso c'è una cosa difficile che è quella specie di radar con 4 cifre e poi i vari step. Quella cosa non l'abbiamo mai capita e non è che questa volta cambia. Ah, ho capito, no, non l'avevamo capita, però non mi ricordo che cazzo avevamo capito. Ah, ok, va bene, l'importante è che questa nuova famiglia la facciamo vivere, tanto 2043 ci cazzo. Premi il bottone giusto per proseguire allo step successivo, completa tutti gli step per disarmare. Questo ce l'avevamo segnato, vai, 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 questo me lo ricordo qualcosa. Allora, step 1. A 2, cioè, 2. Ok, premi il bottone nella seconda posizione. Ok. Che non so che cosa c'è scritto sopra, ricordatelo tu. Ok, 4. Siamo nel secondo step. Sì, giusto? Secondo step 4. Premi il bottone nella stessa posizione di quello premuto nello step 1. Ok. 2. Premi il bottone con la stessa scritta di quello premuto nello step 1. Che numero era? Porca di quella puttana. 4. Ok. Vai. 4. 4, se il display... Porca troia, mi so... vai, vai. Premi il bottone nella stessa posizione di quello premuto nello step 2. E di nuovo, dai. Premi il bottone nella stessa posizione, sì, la posizione era ok, secondo. Ok, ok. Poi... 3. Premi il bottone con la stessa scritta di quello premuto nello step 4. Che c'era di numero? 2. Oh, madonna! Mi sento eccitato, la radio, questa non l'avevamo capita mai nella vita, ah, abbiamo in caso un di minuto codice e 20. Morse. Codice Morse, vero? No, radio, ci sono i megahertz. Sì, la... è quello, è quello. Ah, è sì, quello. Sì, codice Morse, no, questo non ce la faremo mai. Allora, che mi, devi dirmi i lampeggi. 3 corti. 4 corti. Non c'è... Con 2, non lo so, non lo so. Vibra tutto, suona cose. Shell, shell 3.505. 3.505. Ma sei sicuro? Sì, 3.505. Non è. Se sei stato bravo. Doveva essere shell, no, SH, è l'unica parola con SH. Allora, allora aspetta, abbiamo 30 secondi. Non lo so, non lo capisco. 1, 2 lungo. Il secondo 4, 1, 2 lungo. Eh? 1, 2, porco di quella puttana, sono troppe, non posso andare manco a cazzo. Dammi megahertz, dammi megahertz. 3, 5, 3, 5. No! Cazzo! Che vuol dire 1, 3 lungo? Non lo so, è difficile, non si capisce. Va troppo veloce, troppe cose che succedono. Allora, punto linea, punto quello mi devi dire. Punto linea. E ogni pausa stacca la parola, mentre ogni pausa lunga stacca proprio. Lo so, ma è proprio difficile capirla la pausa lunga. Cioè, stacca. Bottone, la... abort! Poi preparati che ci stanno i numeri come quelli di prima, eh. Non i megahertz, anche i megahertz. C'è una spia accesa etichettata car? No, CLR. Ok. Quindi? Abort bianco. Tieni premuto il bottone e fai riferimento alla sezione rilasciare bottone premuto. Bianco. Rilascia quando il timer ha un 1 in qualsiasi posizione. Porca troia. Ok. Numeri, facciamo i numeri. Quelli di prima. Quali? Le posizioni, 3. Ah, gli step, ok. Sì. Allora, 3. Premi il bottone nella terza posizione. Porco di quella puttana. 3. 3, 3. No. 4. Premi il bottone nella stessa posizione di quello premuto nello step 1. Ok, 4. Premi il bottone con scritto 4. 3. Premi il bottone nella stessa posizione di quello premuto nello step 2. Nella stessa posizione, eh.
Porca, non è posizione. Eh sì, è posizione. No, è la terza posizione, porca donna, sono stato un coglione. Tutto da capo. Tutto da capo, vai, vai, vai. Tre. Primo bottone della terza posizione. Ok. Due. Porca, ho sbagliato, pensavo che dovessi premere là. Ed esplodi tutti qua, gatto, tua mamma è una grande zoccola. Si è salvato almeno il bambino. Pensate ragazzi, il bambino è molto malato. Voi direte... Quanto tempo stiamo registrando? Non lo so, sono 11 minuti. Forse l'ultima volta, vai. Riusciamo a salvare un'altra famiglia, dai. Bottone Detonate Blu. Allora, bottone Detonate Blu. Sì, bottone blu. Se nessuna delle indicazioni era applicabile, premi e tieni premuto il bottone. Fai riferimento. Blu. Rilascia quando il timer ha un 4 in qualunque posizione. Non è vero! Oh. Bianco adesso. Con un errore, non so se serve. Bianco o c'è una spia accesa? Blu, detonate bianco. Premi e tieni premuto il bottone e fai riferimento. Andabba. Ma perché? L'ho premuto a cazzo e ha funzionato. Vabbè, giochiamoci questi 4 minuti su il codice Morse, perché io non ho idea di come funzioni. Ok, dai, così impariamo. Dovrebbe essere 1, 2, linea. No, guarda, è troppo difficile questo per me. Quindi la U. Ma non si capisce, è brutto questo. Linea, punto, punto, punto. B, ok. Linea, punto. Punto, punto. Bn, linea, non, punto, punto. E c'è qualcosa che non va. Bn non è una parola. Bn. Allora, fermo. Sì. Linea, punto, punto, punto. Linea, punto, punto, punto. Punto, linea, punto, credo. Porco due! Linea, punto, linea, che cazzo è? Linea. Bk. È bk. Linea, allora, punto, linea, punto. Ah, oh, punto, linea, punto. Do il secondo, la seconda parola. R, quindi. C'è qualcosa con la R? Br. Break o brick? Andiamo a cazzo, 3.572. Bella così. C'erano due con BR all'inizio, abbiamo preso quella sbagliata. Riproviamo. Che cosa vuoi? Oh, se c'è il morso facciamo subito il morso. Madonna, che ma è difficile. Puttana miseria. Occhio, devi capire qual è la prima lettera, se no... Vai, morso. Vai. Punto, punto dovrebbe essere. I. Non c'è nessuna parola con la I. No, punto, punto, punto. Linea. S. Punto, punto. Punto, st, punto. St. Allora, o stick o sting. Proviamo stick. 3.582. No. Merda. Allora, prova sting. 3.592. Hai sbagliato a lei. Era il 5.92. Sti, ST erano le uniche due parole. Vai, rifacciamo quello dei numeri. 2. Aspetta, fammelo trovare qua. Lo cazzo sta. Ok, ho trovato. Allora, 2. Premi il bottone della seconda posizione. 1 a seconda. 3. Premi il bottone della prima posizione. 4 alla prima. 3. Premi il bottone della terza posizione. 4 alla terza. 2. Premi il bottone della prima posizione. Blammami da 2, 1, 3. Premi il bottone con la stessa scritta di quello premuto nello step 4. Vai, vai. 2. Sì. Il bottone, facciamo il bottone. No, oddio, l'ho fatto a cazzo completamente. Ci sono riuscito da solo. Buono. Vai ai cavi incrociati. 3 cavi da un lato. 1, 2, 3, ABC. Cavi incrociati. Questo era un burdello del signore. Questo pure. Mi ricordo. Dai, dai, ce la possiamo fare. Abbiamo solo sequenza di cavi. 2 minuti. Okay. Allora, in questo modulo ci sono
molteplici pannelli, non con dei cavi, ma è visibile un solo pannello alla volta. Ok. Mannaggia Gesù. Sta cazzo di cosa, mi ricordo un cazzo però. Vai, vai, ce la possiamo fare. Dammi delle, dammi delle informazioni. Cosa? Che cazzo ti devo dire? Allora, rosso 1 va in B. Ma l'hai trovato almeno? 2 va in C. Rosso, rosso. Poi nel terzo va in A. Nero. Direggio 1 rosso B, 2 puttana 1 rosso B, 2 rosso C, 3 nero A. Mi sento come all'esame di matematica. Sbrigati! Fermo, allora prima ricorrenza ricorrenze cavi rossi. Prima ricorrenza. Due ricorrono. Uno rosso B. Ok, fermati! Basta! Uno rosso B. Quindi la prima ricorrenza cavo rosso è B. No. Basta, è saltato uno. Ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, la prossima volta ci impegneremo di più e magari faremo direttamente i cavi incrociati. Siamo sempre scarsi. Mi spiace essere così scarsi, ma la colpa non è nostra, è che giochiamo a questo gioco una volta al mese e quindi ci dimentichiamo. Ci scordiamo sistematicamente tutto.